Abbiamo parlato di punti di ritrovo qui a Gaiano. Il bar costituisce da sempre un momento per stare insieme, per ritrovare gli amici. Antonello Rinaldi, tu sei qui in questo punto centrale della frazione dove ci sono tanti amici che vengono a salutarti. Ma Gaiano possiamo dire che è una frazione viva o morta? Una frazione viva che sicuramente con l'aiuto di tutti questi giovani che vedete presenti attualmente e anche non presenti, cerchiamo di essere e di fare il meglio di noi, dando e cercando aiuto a tutti, giustamente. E il mio pensiero nei loro confronti è quello dell'unione e di stare tutti insieme e volerci bene. Tutto il resto lascio ai più giovani commentare. Sì, Antonello, il tuo bar è molto frequentato? Dai ragazzi sicuramente. Tu sei l'amico per gli amici in ogni momento. Io sono amico di Gaiano. Benissimo. Nato, cresciuto e spero che morirò a Gaiano con onore. Senti, ci sono dei problemi in questa frazione, qualcosa che tu vorresti venisse risolto? Dovemmo rivolgerci a chi ci rappresenta. Io sono un semplice barista, quindi lascio la parola a chi ci rappresenta sicuramente. Ecco, ma qualche problema c'è nella frazione? Per me personalmente non lo vedo, il resto lo lascio comandare al paese. Benissimo, quindi per te va tutto bene. Una frazione è un territorio tranquillo quindi? Il territorio sicuramente è tranquillo. Siamo il verde che abbiamo a Gaiano, ci può far prevalere. La sagra? La sagra sicuramente ci ha fatto crescere in tutto e per tutto. Voglio dire, io sono una persona che ha lasciato la sagra per motivi personali, però attualmente mi ricordo quando insieme ad altri amici di Gaiano la creammo. Quindi vorrei dire sarà sagra di cosa? Sagra, sacro, santo. Come sagra di che cosa, ricordiamolo? Della nocciola e del cinghiale, i prodotti tipici di questo paese, diciamo. Bene, Antonello, ma tu sei anche uno sportivo? Anche, entusiasta adesso di questa iniziativa di Luigi? Sì, la mia passione principale è la caccia e in vecchio tempo aderivo con delle manifestazioni e tutto quanto, che poi sempre i problemi miei familiari e della mia piccola attività che ho intrapreso mi ha portato a tralasciare, però ciò non vuol dire che possa emanare il progetto ad altre persone che sono entusiaste della mia passione, la caccia. E Luigi Cialente è figlio di un carissimo amico che purtroppo abbiamo perso e ci ha lasciato. E oltretutto è un ragazzo che purtroppo, come noi tutti di Gaiano conosciamo, è un ragazzo che è stato sfortunato perché in un incidente il fratello l'ha lasciato tragicamente. Quindi voglio dire, io ricordo Giovanni Cialente, in questa occasione lo nomino, anche perché oggi è la Domenica delle Palme, e con loro della famiglia Celento, come tutte le famiglie che stanno qui a Gaiano, colgo l'occasione per porgere l'augurio pasquale delle Palme e voglio dare l'onore alla famiglia Celento di ricordare la persona che purtroppo anche lui era impegnato nella sagra e dava sempre di più in tutto quello che poteva.